Sono 9 i gruppi dolomitici dichiarati patrimonio dell'umanità. Si trovano nell'Italia nord-orientale e sono suddivisi fra le province di Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento e Udine. Ma l'UNESCO li considera un bene unitario, anche se articolato e complesso. Si estendono per 142.000 ettari e a questi se ne aggiungono altri 85.000. Sono le cosiddette aree cuscinetto, create per proteggere l'integrità di ogni gruppo. Quello più occidentale è il gruppo del Brenta, nel Trentino. Celeberrimo il suo campanil basso, meta storica degli scalatori di mezzo mondo. Fra Trentino e Alto Adige c'è il gruppo formato dall'altopiano dello Sciliar, dalle cime del Catinaccio e da quelle dell'Atemar, piene di leggende, come il lago di Carezza, che sta alla base di quelle guglie così frastagliate. Continuando verso oriente, troviamo il massiccio della Marmolada, la cima più alta delle Dolomiti, con il suo caratteristico ghiacciaio. Poco più in là c'è il gruppo formato dalle Pale di San Martino, da quelle di San Lucano e dalle Dolomiti bellunesi, con le loro cime tanto amate da un grande scrittore come Dino Buzzati. Un altro gruppo entrato nella lista dell'UNESCO è quello della Croda da Lago e del Pelmo, il trono del Padre Eterno lo hanno chiamato per la sua forma particolare. Si trova fra la Valzoldana e il Cadore. Tra la provincia di Bolzano e quella di Belluno si trovano le Dolomiti settentrionali, il più ampio fra i 9 gruppi, con alcune fra le cime più famose, dai Cadini di Misurina alle Marmarole, dalla Croda Rossa alle Tre Cime di Lavaredo e poi le austere Dolomiti d'Ampezzo, i lunari altopiani di Fanes e di Senes, l'incantevole lago di Braies. In territorio tutto altoatesino c'è il gruppo del Puez delle Odre, tra la Val Gardena e la Val Badia e la Val di Funes. A nord spiccano due massicci del Sas de Putia e del Sas Rigais, nella parte meridionale l'altopiano carsico della Gardenaccia. Il gruppo più orientale fra i 9 dichiarati patrimonio dell'umanità è quello delle Dolomiti friulane e d'Oltrepiave, suddivise fra le province di Belluno, Pordenone e Udine. È una delle aree più selvagge. Straordinaria è la vista al centro di un catino glaciale del campanile di Valmontanaia, circondato dalle guglie dei Monfalconi. A completare il quadro c'è il Blätterbach, un canyon sotto il Corno Bianco, lungo 8 km e profondo 400 metri, scavato in 15.000 anni dal Rio delle Foglie.